Benvenuti su Aquascaping Lab. In questo video tutorial parleremo del Carassius auratus, comunemente chiamato pesce rosso, ciprino dorato o carassio rosso. Appartiene alla famiglia dei ciprinide e deriva dall'Asia orientale, ma è un pesce talmente diffuso che lo possiamo trovare anche nelle zone dell'Europa. Il Carassius auratus, originario, presenta una struttura fisica ben proporzionata con un corpo affusolato e robusto. È color rosso-arancio e dotato di grandi scaglie robuste. È capace di adattarsi a basse temperature ed è un pesce molto longevo, addirittura arriva a 20-30 anni di vita. Tutte le pinne sono mediamente proporzionate, ma grazie a incroci su incroci sono state create le varietà più strane e più diverse tra di loro, sia per quanto riguarda i colori, sia la forma del corpo e degli occhi. Ovviamente queste specie sono più fragili rispetto al Carassius originario e dovrete rispettare alcuni valori dell'acqua, come il pH intorno a 7, il GH da 10 a 16 e temperature, anziché fredde, da un minimo di 22 a 24 gradi. Adesso andremo a elencarvi quali sono le specie più famose. Una varietà è il canarino, che è di color giallo. Poi abbiamo il sarasa, che è color bianco e rosso. Lo shobunkin e il ryukin calico hanno un corpo abbastanza tozzo, con pinne grandi e con chiazze bianco, rosse e nere. Il pearl scale, chiamato comunemente chicchi di riso, ha un corpo tozzo con grandi pinne e scaglie inspessite. Il demekin o telescope eye e il blackmore hanno un corpo tozzo di color nero con occhi molto sporgenti. Gli oranda e i testa di leone hanno un corpo tozzo e esistono di varie colorazioni, arancione, bianco, rosso, con protuberanze generalmente sul capo. Infine abbiamo il cometa, che ha la forma come il Carassius originario, ma ha pinne esageratamente lunghe di varie colorazioni, bianco, arancione e rosso. Tutte queste specie soffrono gli sbalzi di temperatura e necessitano di vasche con molta ossigenazione, quindi con la presenza di aratori o molto piantumate. Fate attenzione però, perché essendo vegetariano potrebbe mangiarle, quindi al massimo inserite vegetazione robusta come Anubias. Ricordatevi che i pesci rossi, fra tutti i pesci, sono quelli che producono più escrementi e quindi sarà importante mantenere l'acqua pulita tramite cambi di acqua oppure efficaci filtri. E per quanto riguarda la pulizia dell'acquario, vi rimandiamo a questo video. Il Carassius in natura vive in fiumi, laghi e specchi d'acqua calma, fino ad una profondità massima di 20 metri, ma può stare anche in vasche basse o in acquari con alto litraggio. Va sfatato il mito che il pesce rosso può stare in bocce o acquari piccoli, poiché può crescere fino a 30 cm e 2-3 kg di peso, quindi sarà senz'altro una sofferenza per il soggetto. Inoltre lo indurrete ad un blocco della crescita. Quindi va inserito in vasche di almeno 60-70 litri, assolutamente non in vasche da 10 litri. È un pesce molto sociale e ama vivere in compagnia dei propri simili. Piace fare lunghe nuotate tranquille, curiosare nel loro ambiente e esplorare. I Carassius sono ovipari e rilasciano uova sulla vegetazione sommersa.
La differenza fra maschi e femmine non è molto visibile, se non per i tubercoli nuziali, che sono dei piccoli puntini bianchi sulle branchie del maschio. Dopo la fecondazione dovete essere veloci nel togliere le uova, altrimenti potrebbero mangiarsele e dopo 4-5 giorni si schiudono e nascono gli avannotti. Per quanto riguarda l'alimentazione, è un pesce onnivoro, quindi potrete somministrargli insetti, artemie, saline, verdure sbollentate come piselli, zucchine, ma anche cibi secchi come scaglie oppure granuli. I consigli che ci sentiamo di darvi sono che per quanto riguarda la salute del pesce non va inserito in acquari piccoli come questo, che appunto sono stati utilizzati solamente a scopo dimostrativo, e poi se avete un acquario con un discreto allestimento estetico, tenete conto che il Carassius passerà la maggior parte del giorno a prendere in bocca i chicchi di sabbia e a risputarli. Questo cambierà totalmente il vostro allestimento e verrà distrutto dal pesce rosso. Le dimensioni massime per il Carassius originario vanno fino a 30 cm, ma 10-15 per le altre varietà. Il livello di nuotata, lo spazio occupato, è totale. Il range della temperatura ideale va da un minimo di 5 gradi a un massimo di 30. Il pH invece va da 6 a 8. Il range del GH da 6 a 19. Per quanto riguarda il prezzo all'acquisto, è un pesce molto economico perché va da un minimo di 2 euro per quelli più piccini a un massimo 10-15 euro a seconda della varietà che comprerete. Per una corretta gestione dei valori dell'acqua come pH, GH e temperatura, per una maggior conoscenza su alimentazione e cure dei pesci, dall'allevamento degli avannotti alla prevenzione delle malattie, ti invito a cliccare sulla playlist italiana Consigli di Aquascaping e materiale tecnico. Ti ringrazio per essere stato con noi su Aquascaping Lab, ti consiglio di commentare qua sotto per eventuali domande e cliccare mi piace. Iscriviti al nostro canale per ulteriori news.